Allora, Uccio De Santis qui a Roccella, nella nostra bella Calabria, nella nostra bella Locride, con i suoi personaggi, con che i suoi eleganza, amici. Che eleganza, Ma sei tornato nel passato oggi? Qui al castello con la mostra che c'è di Leonardo da Vinci, non potevo che prepararmi così, e, insomma, nel rispetto della mostra di Roccella, di Leonardo da Vinci, sono venuto vestito come lui, anche perché abbiamo messo in scena delle gag a modo nostro, ovviamente, che parlano proprio del grande maestro, di tutte le invenzioni che ha fatto. Chissà che magari girando qui qualcuno possa dire anche andiamo a vedere, ecco, a parte le fesserie che dice Uccio, andiamo a vedere realmente la mostra al castello di Roccella. Beh, questa mostra comunque sta effettivamente facendo successo, ma sulla comicità, cosa fa Uccio De Santis come comicità qui? Io vedo la barba, sappiamo che Leonardo è entrato in te, sei proprio impossessato, barba compresa. Sì, adesso per l'intervista ovviamente ho tolto la barba, ho tolto i capelli, però quando vedrete le gag su Leonardo, ho tutta questa, immagino la barba così, non so, i capelli che mi copre, poi con la temperatura che stiamo avendo in questi giorni, 35-36 gradi. Oggi ci permettiamo per la prima volta, lo faremo tra un'ora, quindi dopo l'intervista giriamo un'altra scena, dopodiché il mare che vedete alle mie spalle sarà il protagonista, cioè noi saremo nell'acqua a godere un attimino anche di un bagno qui a Roccella. Bene, dopo insomma Made in Sud l'altro giorno è finito, è un'ottima annata, per dirla così, un po' come il vino. È stata una bella cosa, non tutte le puntate, sono 8 le puntate di Made in Sud, ne abbiamo fatte 4, dico ne abbiamo perché con me c'era anche Umberto e Antonella, ho proposto il trio con i carabinieri, ha alternato i carabinieri con Dondino che faceva le confessioni. E, col confessionile portatile. Cioè, confessionale portatile quello, sì, anche sulla spiaggia, dico io puoi andare dove vuoi. È comodo. Senti, qui chi c'è con te, chi ti accompagna? Beh, qui ci sono alcuni degli attori, ogni partenza che facciamo, più o meno passiamo, questa è la 14ª settimana che facciamo fuori per la produzione del Mudu 10, e oltre allo staff tecnico io porto sempre 6-7 attori per poter alternare le varie gag. È ovvio che tutti gli attori sono quelli protagonisti, sono 10-12, quindi si alternano, chi magari è venuto la scorsa volta non è venuta questa volta qui, anche se Umberto, Antonella, un po' i protagonisti un po' più presenti del Mudu, ci sono quasi sempre e infatti sono qui anche con noi. Poi c'è Luigia Caringella, Brando Rossi e c'è Maria, sai, c'è quella un po' più popolare, Tiziana Schiavarelli, molto molto brava, quella un po' più attrice sofisticata, quella un po' più sexy, perché ovviamente ogni pedina, chiamiamola così, ogni pedina funziona sicuramente nei nostri racconti. Diciamo che ogni pezzo del puzzle funziona, poi messo insieme. Beh, insomma, dove lo vedremo poi? Su? Quali canali? No, lo buttiamo, lo vedo io, mia madre, mia zia, e poi lo vado a cestinare tutto. Ma perché non li vede nessuno i suoi video, quindi... Allora, il programma nasce come programma televisivo, questo bisogna dire. Purtroppo forse qui non arriva Telenorba. È una grande realtà che prende in Puglia, Molise, Basilicata, e quindi in onda a novembre va in televisione. Ma nel frattempo, oltre alla TV, noi lo andiamo a veicolare sui canali social, su YouTube, su Facebook, faremo le varie brevissime, poi faremo nel mese di ottobre-novembre le brevissime di Roccella, cioè tutte le scene fatte qui a Roccella le andremo a confluire, insomma, in un unico gruppo di brevissime, ed è bello perché alla fine ormai il televisore ce l'ha ognuno nel proprio taschino ed è proprio il telefonino. E tanto tempo passiamo al telefonino e quindi noi che siamo molto presenti sia su Facebook che su YouTube è importante perché veniamo visualizzati parecchio. Beh, insomma, diciamo che anche questa è una fortuna per chi fa arte, e questa è un'arte che fa ridere. A questo punto una barzelletta delle tue, non puoi non farcela così, in questo caldo estivo, dai, preparati. Contropiedi mi prendi, contropiedi, contropiedi. Non ti mancano le invenzioni. Scegli l'argomento. Sei Leonardo, non ti mancano le invenzioni. sulla storia? Sulla radio Roccella. Una volta la radio Roccella chiamò uno, salve, senta, chi sei tu? Io sono un ascoltatore di Trapani. Ma come fai con tutto questo rumore? Ascoltato di Trapani, come fai questo rumore? Che l'ascoltavi di Trapani, non hai capito, di la verità. Queste sono le freddure. Ci fa bene, con questo caldo ci fa veramente bene, non avete idea del caldo che fa. Ascoltato di Trapani. E senti, il bagno lo fai? Assolutamente sì, una volta c'era un signore che stava entrando in acqua, aveva paura di entrare in acqua, ma entro, non entro, si ha piede, non si ha piede, lo scoglio, paura. C'era una signora che stava nuotando, la chiama, chiedo scusa signora, si tocca lì?
questa Sicilia fa, oggi no, c'è mio marito, passa domani che è meglio, passa domani. E ce ne so tantissime, ce ne so. Allora, io devo ringraziare, permettimi di ringraziare il Club Hotel Kennedy, perché è tutto è nato con un gancio, no? E l'ospitalità l'abbiamo avuta grazie a loro, e quindi c'è stato questo contatto, andate a girare là, perché non venite anche qui? Abbiamo una bella struttura, abbiamo tanti angoli belli da immortalare, perché no? Ho fatto un sopralluogo, abbiamo trovato l'intesa perfetta, ed eccoci qua cercando di portare in video quelli che sono gli angoli più belli di Rocella, e abbiamo trovato un pubblico, diciamo gli abitanti anche di Rocella, che ci hanno accolto a braccia aperte ieri, fotografie appena hanno saputo che giravamo. Insomma, veramente grazie veramente agli amici di Rocella. L'ospitalità qui è di casa, e quest'anno si vedrà quello che c'è a Rocella. Hai iniziato tu ad aprire questa stagione, è una cosa importantissima, almeno col sorriso. Mi auguro poi, quanto prima, di essere presente anche col mio show, col nostro spettacolo, perché è bello donare un sorriso, e lo farei molto volentieri. Allora io ti ringrazio, facciamo il bocca al lupo a te per quello che stai facendo, ai tuoi attori, grazie al Comune di Rocella, ovviamente alla Federal, a chi ha portato qui con gli alberghi, l'ha portato anche te qui, perché sappiamo che hanno lavorato abbastanza. Molto. Anche Tony Silvio, che ci sta guardando lì, ma non diciamo niente. Che lui Tony si chiama, non lo sapevo neanche, va bene. Vabbè. Grazie Uccio De Santis, grazie qui su Radio Rocella. Fai un saluto ai nostri amici, così resterà. Un salutone agli amici di Radio Rocella, seguitemi sempre, magari qualcuno ci ascolta, non ci vede, perché abbiamo sia audio che video su Facebook Uccio De Santis, o su Instagram Uccio De Santis, o su YouTube Uccio De Santis. Potete presto vedere tutti i nostri episodi. Grazie, ciao.